Ciao, allora in questo video vi voglio far vedere alcuni dei prodotti comprati ultimamente in giro per shopping, chiamiamolo così. Si tratta di prodotti di make up, di accessori per casa e qualcosa di abbigliamento. Iniziamo subito. Iniziamo dal make up e dagli smalti. Sono andata da H&M, H&M e ho preso alcuni pezzi della nuova collezione, della nuova linea di make up di H&M. Infatti è stata ultimamente rinnovata e è arrivata negli store proprio in questi ultimi giorni. E ho preso un blush e un fondotinta compatto. Allora, il blush si chiama Pur Radiance Powder Blusher e la confezione è questa qui. Questo è il cherry, quindi il colore è questo qui. E ve lo faccio vedere. La confezione è questa, a vederla così è molto carina, però poi toccandola ti rendi conto che è proprio plastichetta, è molto plasticoso, cioè è una qualità che forse troverei dal cinese. La confezione all'interno è questa, non c'è uno specchietto e niente, ma ripeto, è proprio plastichetta e il prodotto è questo. È molto pigmentato e un pochino mi spaventa, però questo colore non lo avevo, questo, aspettate, il colore è questo, mi piace molto, sembra anche abbastanza sfumabile, bisognerà vedere poi che cosa combino sulle guance. E comunque questo è un, più che un fragola, sembra più anche un rosa antico un po' pescato, poi vabbè. Come le descrivo io i colori, è proprio una cosa, un bijou. E questo l'ho pagato 7,99€, 8€. Sempre da H&M, scusate, non ho pulito la mano veloce, sempre da H&M ho preso appunto l'Immaculate Compact Foundation, quindi è una cream to powder velvet finish e la tonalità che ho preso è Golden Beige. Anche questa è di plastichetta. E all'interno, almeno qua, abbiamo uno specchietto e all'interno è così e c'è anche una spugnetta, cosa non carina. Ah no, è anche traforato in modo che comunque un pochino respira. È una molto ha una consistenza molto vellutata e si passa poi da cream to powder, appunto, come dice. E vabbè, la colorazione non so se si intravede, però è praticamente molto simile a quella del mio viso. Poi la testerò e vi farò sapere come mi ci trovo. A proposito, avete visto l'ultima review sul canale? Sai, non faccio review singole, quindi ditemi se vi piace, se vi piacciono così o le preferite all'interno dei prodotti finiti. Dunque, fatemi sapere, lasciatemi un messaggino qui sotto. E questa qui l'ho pagata invece 9,99. Allora, diciamo che questi prezzi, almeno per quanto riguarda i blush, li ho trovati un pochino eccessivi, perché comunque rispetto alla qualità del packaging, perché comunque il prodotto ho potuto solo toccarlo così, non mi pare adeguata, cioè nel senso, per 7,99€, per 8€ forse vado a comprarlo anche magari da Kiko e il packaging è anche leggermente migliore, però vedremo. Poi da Kiko, visto che l'abbiamo chiamato in causa, ho comprato su una matita per le sopracciglia, perché adesso mi è presa un pochino la cosa che le voglio un pochino riempire, non quelle super mega disegnate, perché a me non piacciono assolutamente, le trovo assolutamente finte e abbastanza anche volgarotte. Vabbè, dentro c'è il temperino. E il colore che ho preso è questo qui, è lo 04 e il colore è questo, quindi è un top freddo e ancora non l'ho provato, però mi sembra abbastanza adatto alle mie sopracciglia, essendo io voglio solo riempire qualche buchino, ogni buchino, e non voglio, appunto, come detto, fare un disegno molto strutturato.
Poi, sempre da Kiko, ho comprato uno smalto della collezione Halloween qualcosa, e è questo qui, è questo rosso vinaccia molto scuro, molto intenso, dai anche toni anche un po' marroncini, quindi è molto dark, molto gotico, e questo è il numero 15, il colore è praticamente questo qui. Quindi, come vedete, è un colore comunque molto, molto forte, molto, molto scuro. E a me piacciono comunque questi colori. Poi, sempre da Kiko, sempre della linea Pro, ho preso il numero 47, questo qui. Sembrano uguali, ma non lo sono. Sono leggermente diversi. Questo è più rossiccio. E quindi questo ha più una tonalità rossa che spicca. Rossa violetta, una cosa del genere, e quindi pure questo mi piace molto. Questi pure appaiono sui 4 euro, una cosa del genere. C'era una promozione che se compravi 3 smalti il quarto te lo davano in omaggio. Io non ho trovato uno smalto che mi piacesse, quindi ho preso solo questi due. In parafarmacia ho preso la Fito 7, che l'avevo terminata, e questa è la crema da giorno per i capelli, una crema idratante per i capelli. Io la utilizzo solo sulle punte, adesso a parte sono un po' disastrate, e la utilizzo solo sulle punte, la metto e via, si viene assorbita velocemente. C'è chi dice che puzza, che ha un odore non gradevole, e a me sinceramente non ha mai fatto questo effetto, anzi continuo ad utilizzarla, quindi ho comprato anche diverse confezioni, ma non ho mai avuto questa sensazione, e quindi mi piace comunque molto. E questa l'ho pagata sui 13 euro. Sono andata da Tiger al centro commerciale Parco Leonardo. Sì, principalmente ho comprato tutto Parco Leonardo, a parte una cosa. E ho comprato questo gufetto. È un gufetto portacandela. E mi è piaciuto molto perché adesso sto entrando in fissa per questi accessori bianchi di goccio, di ceramica, quello che è. E li trovo molto carini e anche molto eleganti, spiritosi ma eleganti. E quindi appunto l'ho visto, l'ho pagato tipo credo sui 3 euro, 3-4 euro. E era molto carino. Sempre da Tiger, per 1 euro o 2 euro, ho comprato questi 3 fiocchi in vista del Natale. Sono 3 semplici fiocchi, così. A pois, niente di particolare. Sempre da Tiger, per 1 euro, visto che in altri negozi costano l'ira di Dio, vado togliere i colorati. Qui li vedete forse un pochino più lilla, mentre in realtà sono più viola. E ne ho comprato 4 confezioni. E poi l'ultimo capo, l'ultima cosa che ho comprato è una maglietta, e l'ho pagata 13 euro da Chia B, che ha riaperto ultimamente, perché non so se sapete, non so se quanto si sia diffusa questa notizia. C'è stato un incendio al centro commerciale Central Market da Vinci, e il negozio di mondo convenienza è andato in fiamme, e le fiamme praticamente hanno causato danni anche al negozio di abiti, soprattutto al fumo. È stato chiuso per un paio di settimane credo, e ha riaperto la settimana scorsa, e c'erano molte cose in saldo. Comunque stavano riallestendo il negozio, perché ovviamente non potevano vendere le cose che puzzavano di fumo. E questa non era in saldo, però era comunque un prezzo molto vantaggioso, perché 13 euro è un prezzone. E è questa maglietta, sempre stile peplum, in semipelle, che è così, e sotto appunto si allarga a mo' di peplum. In più ha questi due spacchetti che la fanno essere un pochino più comoda, perché appunto essendo in ecopelle non è proprio il massimo della cedevolezza. È una pelle molto morbida, molto molto confortevole, non è di quelle pelli che scricchiolano, che ti tengono così compressa, e in più ha di dietro una zip argentata, che è sempre meglio argentata che dorata, e l'ho pagata appunto 13 euro qua. Con questo è tutto. Se avete domande su qualche prodotto, se volete che vi recensisca qualcuno dei prodotti di make up o gli smalti o la Fito, fatemi sapere, e appunto vi faccio una review un pochino più approfondita. E basta, detto questo vi saluto, un bacio, ciao.